Assessore, da oggi torna a nuova vita il mercato di via Ortona dopo i lavori che l'amministrazione comunale ha portato a termine. È davvero un bel vedere quest'oggi, nonostante il maltempo, la neve, questo mercato con i cittadini che comunque possono tornare, sono potuti tornare a fare la spesa. Restituiamo alla città un mercato coperto, interamente riqualificato e messo in sicurezza. È una cosa alla quale tenevamo in maniera particolare. Insieme al nostro sindaco abbiamo lavorato in maniera celere per concretizzare questi lavori, che hanno riguardato sia l'aspetto strutturale con il rifacimento dei bagni e con la tinteggiatura complessiva delle pareti interne, ma anche una messa a norma della struttura, perché è incredibile che chi ci ha preceduti non se ne sia fatto carico, ma in questa struttura mancava il CP. Bene, noi attraverso un lavoro intenso ed assiduo siamo riusciti a provvedere anche a questa certificazione, che ha richiesto peraltro dei lavori significativi, perché abbiamo complessivamente speso 45.000 euro, di cui 10.000 euro per il rifacimento appunto dei bagni e per la tinteggiatura, e 35.000 euro per gli adempimenti in materia di antincendio. Quindi abbiamo provvisto la struttura delle vie di fuga necessarie ed anche di tutti quei dispositivi antincendio che la norma prevede. Grande la soddisfazione anche degli ambulanti che sono tornati a lavorare in un ambiente idoneo. Era la nostra premura, perché chiaramente ci tenevamo a riportare gli 11 operatori all'interno della struttura, li avevamo ricollocati all'esterno in questo mese di lavori, però ci tenevamo in maniera particolare perché volevamo restituire alla città questo mercato coperto, che ora potrà essere appunto fruito dalla cittadinanza in maniera assolutamente sicura.